Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e benvenuti in questo episodio di Shop Keep. Lo scorso mese, se non sbaglio, 2 mesi fa, nel bundle mensile su Humble Bundle, mi è capitato tra i vari giochi non rivelati subito Shop Keep, di cui da molto volevo portare qualche episodio sul canale. Quindi eccoci qui. La prima fase del negozio è un pochettino lenta, quindi ho tagliato, skippato, siamo già tipo al quarto giorno, posso vederlo da qualche parte? Non lo so. Credo di sì comunque. Niente, quindi ho già impostato un pochettino di cose, ho un po' di pozioni, ho dei tavolini con questi quattro oggetti qua. E uno scudo che non posso piazzare da nessuna parte. Mi mancano degli. Devo sbloccare degli oggetti per poterlo piazzare. Boh. Ma i primi giorni davvero. Cioè, viene pochissima gente. Adesso apriamo il negozio e vi farò vedere. Ecco, giorno 5. Vi farò vedere che comunque all'inizio non è che ci sia tantissima gente, tanta affluenza del negozio. Quindi ho detto, vabbè, possiamo anche tagliare la prima parte. Ho guardato un po' com'era, come è stato aggiornato. Nel frattempo, vediamo se c'è qualcosa nella spazzatura. Intanto, non c'è niente. C'è da pulire il pavimento, magari. Vediamo. No, mi sa di averlo già pulito prima. Sì. C'è da riparare qualche tavolino. No. Ah, questo da riparare. Ok, lo sistemiamo. Questo a posto. Ok. Vediamo se arriva qualcuno. Quando arriva qualcuno. No, il prezzo l'ho impostato. Devo impostare il prezzo dello scudo. Io ho messo sempre un ricavo del 20% più o meno. Che non è esagerato, però comunque è già un discreto margine di guadagno, ecco, per un negoziante. So che di solito nei i negozianti medi, questo qua entra, puoi vedere. I negozianti medi al giorno d'oggi hanno più o meno un ricavo dallo 0 al 30%. No, alcune cose anche in negativo se è tipo un supermercato di una catena. Se certe cose le vendi in perdita, ma... Ok, questo ha pagato. Per certe volte capitano anche i ladri e devi prepararti in modalità combattimento per menarlo. Ma questo qua ha pagato, quindi grazie, molto contento. E abbiamo 22 monete, quindi non so se investire in altre pozioni. No, vabbè, aspettiamo, tanto non c'è ancora tanta gente. Male che vada, teniamo poi i soldi per un altro mobiletto per aggiungere... Qua lo scudo. Di cosa avremo bisogno? Queste sono tutte delle skill da sbloccare. Di cui ho sbloccato. Vi mostro. Allora, no, torno indietro. Ho sbloccato questo che aumenta il guadagno. Questo aumenta anche un po'. Guardiamo. Aspettate che guardiamo un attimo qua se rubano o okay. Che. C'è tanta gente tutta insieme. E ovviamente quella desiderava lo stesso oggetto che ho preso l'altro. Porca miseria. Già 2 volte mi è capitato che sono entrati tutti e due per lo stesso oggetto. Il primo l'ha comprato e l'altro no. Però non è che vanno così tanto, quindi di quelle non è che ne compro 10 diverse. Mi sa che devo fare un ordine di pozioni qua perché le sto finendo. Prendiamone anche 8, tanto vanno un sacco. Poi dopo penseremo a rifornire. Mannaggia, sta andando tutto oggi. Quanta cavolo di gente c'è oggi? Dopo vi spiegherò allora le skill che ho preso, quando ci sarà un attimo un pochettino più di calma. Ha pagato e quella ha pagato. Ho fatto bene a comprarne 8 di cose perché qua sono praticamente finite. È arrivato l'ordine. Ok. Qua è il retro bottega dove arrivano le consegne. Ci sono altre cose che si possono poi fare con le altre skill. Andiamo a posizionare delle pozioni di salute qua. Ok. Poi hanno preso la pozione di resistenza al fuoco e la pietra di resuscito Recall Stone, che non so esattamente cosa sia, e la Fire Resist Potion, quindi facciamo un ordine per riprendercele. Un pochettino più tranquillo, quindi vi spiego un attimo delle skill. Appunto, queste prime due che non costavano tanti punti, perché prendiamo questi punti qua ogni volta che saliamo di livello, che facciano aumentare i guadagni. Poi ho preso questa che diminuisce il tempo di consegna delle... Hanno comprato qualcosa? No, no, è arrivato la consegna. Diminuisce i tempi di consegna. I ladri rubano di meno. E ho sbloccato quell'armadio là per poter appendere, cioè per poter mettere più oggetti, perché all'inizio sono solo questi qua. E...
E ti ci sta solo un oggetto per volta, quindi non sono particolarmente convenienti, più che altro perché sprechi molto spazio. Non costano tanto, ma... Mi era sembrato che fosse entrato qualcuno, boh. E adesso dovrei sbloccare allora qualcosa per mettere su lo tipo un tavolo, mi pare che ci fosse. No, poi più avanti mi pare di non aver sbloccato niente. Volevo sbloccare la taverna, perché non sapevo neanche di questa cosa, credo che sia di qualche aggiornamento dopo che non ho visto, un po' perso gli avanzamenti di questo gioco. E allora, questo che cosa abbiamo? Allora, qua abbiamo popular e più popolare, ma costa un sacco anche, no? Posso vendere gli oggetti di ingegneria. Ah, qua è il backyard dove posso piantare, avere delle coltivazioni, la musica, armatura e... Quello che ho comprato alla pietra, dovrò... Ah, mi ho preso anche la pozione di nuovo. E la pietra, ordiniamola intanto. E... mi sono perso. Quale dovremmo prendere allora? La per forza sta lo scudo. Forse sto tavolo. Counter e weapon rack. Perché questo invece è per armatura e cappello. Che non è armatura lo scudo. E questo qua invece è il tappeto per evitare che sporchino per terra. Quindi direi che sblocchiamo questo perché ci serve. E però non possiamo piazzarlo ora perché siamo nella... fase di vendita. Ah, achievement 1000 di oro. Non so se si è visto perché forse l'overlay di Steam l'ho disabilitato quando registro con OBS. Aspetta, sono un po' precisino e voglio metterle tutte in ordine. Devo abbassarmi un po' la musica nelle cuffie. Spero che non sia troppo alto il volume. L'ho controllato, ma non si sa mai. E tutti che pagano oggi? Beh, meglio così. E non mi sono ancora arrivati i barbari, per fortuna. Perché certe volte fanno una razzia i barbari, e loro ti vengono anche a attaccare in forza il negozio e sono un po' guai. E questo sta cercando di scappare. Ok, seccato. Allora, prima andiamo a sistemare questa. E poi puliamo prima che se ne accorga qualcuno, perché non è mai carino vedere un cadavere all'entrata del tuo negozio, ecco. Vai a comprare qualcosa, vedi dei cadaveri per terra, dici... Magari torno più tardi e arrivederci. Grazie, ciao. E scappi per sempre. Potrei comprare qualcos'altro? Non lo so, abbiamo un po' di soldi e... Pozioni ne abbiamo abbastanza. Sono troppo pochi per la spada. I guanti? Non lo so. Provare i guanti. Ok, proviamo a ordinare un paio di guanti. No. Teniamo i soldi perché non so quanto costi poi da posizionare quel tavolo che ho sbloccato nelle skill. E quindi mi tengo un po' di soldi. Perché per esempio l'altra volta qua mi servivano 50 per queste. Per fortuna avevo 50 giusti, perché altrimenti non avrei potuto piazzarlo. Faccio attenzione che qua nessuno rubi niente. Intanto controllo se c'è della roba della spazzatura. Guardate cosa abbiamo trovato. Quello ha pagato. Quello ha pagato. Ah, ce n'era uno che voleva la pozione di resistenza a fuoco. Mannaggia, so cosa dirti. Adesso che abbiamo un po' di soldi, compriamo questa che hanno consumato. E un paio di pozioni, dai, anche tre. Come vedete ci sono dei periodi morti anche adesso, ma il... Ah, tra l'altro hanno dei nomi simpatici ogni tanto. Mi è capitato un Justin Bieber l'altro giorno. Cioè ieri quando ho iniziato a giocarlo. E ha pagato, ottimo. Ha comprato quella che avevo appena trovato nella spazzatura, tra l'altro, GG.
E ogni tanto fa comodo andare a guardare la spazzatura perché si trovano delle robe interessanti. Non avevo notato che mi era arrivato l'ordine intanto. Visto che c'è un momento di calma. Poi dopo puliamo anche per terra magari. Pozioni di resistenza al fuoco. Ma stanno andando abbastanza oggi le resistenze al fuoco. Forse è la stagione dell'anno. Non lo so perché poi c'è anche un ciclo di stagione da quanto ho letto, ma... Pulito? Sì, già che ci siamo sistemiamo anche un po' questi che... No, questo no. Questa qua non è stata venduta neanche una volta oggi, ma neanche questa qua di resistenza al gelo. Boh. Quella di resistenza al fuoco invece è un sacco. Boh, chissà come mai. Poi non ho ancora sbloccato le quest, non ho ancora sbloccato il personaggio, l'eroe che ci fa le missioni nel frattempo. Ci sono un sacco di altre cose che si possono vedere nel gioco, che andremo magari più avanti a vedere. Io ho fatto questo episodio un pochettino di prova anche per vedere che cosa, cioè se vi interessa o meno. C'era qualcuno che me l'aveva chiesto, ma vi parlo di un anno fa quando avevo raggiunto i 100 iscritti. Ecco, se stiamo arrivando rapidamente verso i 500. Tra l'altro vi ringrazio tantissimo quelli che si stanno iscrivendo in questo periodo, e quelli che stanno seguendo le live. Sono davvero molto contento perché ho molto supporto in questo periodo e sono molto contento di come sta andando avanti, delle recensioni che faccio. Le recensioni non sono una cosa che esalta molto, ecco, il mio pubblico, però a me piace farle, quindi non mi scoccia più di tanto. Gioco delle cose carine, di solito, certe volte magari no, però ho scoperto anche delle belle curiosità, ecco. Tipo... Com'è che si chiamava? Stories of the Path of Destinies, che non avrei mai giocato, se no probabilmente. Ho scoperto Black Desert Online, di cui ancora devo parlarvi perché non ho ancora completato... Cioè non ho ancora visto la parte PvP e non voglio farne una recensione senza aver visto la parte PvP. E... Ho giocato a Inside, ho giocato a... Cos'altro? Oceanhorn, un sacco di roba bella. Ho giocato a X3. È stato davvero un bell'anno dal punto di vista videoludico, dal punto di vista di altre cose non tanto, però può mica andare tutto bene, ecco, nella vita, altrimenti non ci sarebbe divertimento. Basta se fa il momento filosofico, così, proprio per intrattenere di tutto. La giornata credo che duri più o meno una quindicina di giorni, quindi vedremo anche un po' come va, magari registrerò un po' di episodi. Sistemiamo questa pozione prima che mi turba vedere le messe in disordine. E... Quindi boh, magari registrerò un po' di episodi anche perché finalmente ho un attimino di tempo per registrare gli episodi. Non so poi dopo quando avrò tempo di caricarli, quando avrò tempo di registrare altre cose. Boh, forse mi metto dopo a registrare Expeditions Conquistador, non so se continuerà Stornir, non so niente della mia vita, devo fare ancora mille altre recensioni. E boh, non lo so, però sono qua, e fin dato che sono qua è una buona cosa, insomma, ecco. Dai, qualcheduno, la sera, mancano 2 minuti alla chiusura. La signorina Donna Rigoro. Dato qua c'è una... Non capisco mai come si fa a uscire da quel menu. Devo fare... No, wow. Ehi. Non si scherza. Vuoi pagare? Ecco. Non fate come lei che... Ha fatto appunto una brutta fine. Allora, puliamo un attimo. Addio Donna Rigoro, faceva schifo il tuo nome, non volevo dirtelo prima perché pensavo che pagassi, ma in realtà non hai pagato, quindi il tuo nome faceva schifo proprio. Non si può... Ah no, devo andare con uno. Sì, perché sono quattro modalità diverse in cui puoi spostarti da uno, che è quella da negoziante, si vede in alto a destra. Due è quello per pulire e riparare, tre è per piazzare degli oggetti ma non è disponibile adesso, e quattro invece per il combattimento.
Cosa ordiniamo? Dell'altra Fire Resistance e dell'altra pietra di ritorno. Allora, uno e Fire Resistance. Non ne prendo due di ognuno perché so di sicuro che quando ne compro due poi iniziano a non comprarla più, e quindi. Visto che vanno, ma non con la velocità con cui vanno le pozioni, per ora ne prendo una per volta, ecco. Domani che avremo anche il tavolo, vedremo che cosa piazzare oltre allo scudo. Aspetta, voglio solo essere sicuro che questo paghi. Ecco, infatti, ho fatto bene, perché sennò. Se ne sarebbe scappato con la mia pozione. Devo prendere l'ordine tra un attimo. Ok, quello ha pagato. Grazie, molto gentile. Buona giornata, buona serata. Allora, pizzevo questa. Ordiniamo un po' di pozze già che ci siamo. Sì, prendiamone 4 giusto per avere un po' di scorta. Tanto soldi ne abbiamo. Ma prendiamone 3, dai. Ok. Adesso chiuderemo il negozio. Esatto. Salvato, si è chiuso. Qualcosa devo aprire per skill tutorial. Perché se no mi continua a mostrare quella roba là. Allora, skill, ok. Adesso non dovrei più. Ok. Ok, è arrivato. Volevo controllare quanto mancava, ma nel frattempo è arrivato. Allora, adesso possiamo switcharci anche nella modalità build. E quindi vediamo che cosa. Allora, tavolino, no. Questo no. Ok, abbiamo il tavolino. Questo non c'è ancora. Ma questo invece l'abbiamo sbloccato. Ah, quindi abbiamo sbloccato sia il tavolo. Che però tiene solo un oggetto medio. Questo tiene due oggetti medi e 9 piccoli. Questo è armor. Bot dock, non so cosa sia. Weapon rack non ce l'abbiamo. Il tappetino non ce l'abbiamo. Il globo, la pianta, il separatore e l'albero di Natale non ce l'abbiamo. Allora, credo che metterei questo. Da 210 è carissimo. Però mi scoccia anche di spenderne 25 per una tavola che è solo un oggetto medio. No, quasi quasi risparmio e mi prendo questo bancone grande. Perché un solo oggetto medio è pochino, eh. È vero che pago. Cioè potrei metterne due piccoli a questo punto e ho. Però questo qua tiene solo l'oggetto medio, non tiene gli oggetti piccoli. È più spendibile l'altro. Ma mi sa che aspetto. Niente, direi che comunque per questo giorno possa essere tutto. Magari registrerò qualche altro video, tanto ho un attimino di tempo oggi, ho un attimino di tempo per farlo. E poi, beh, se li apprezzerete continuerò magari la serie. Se invece vedrò che non sono particolarmente interessanti, o non c'è particolarmente niente da vedere, da fare. Ah, tra l'altro, piccola cosa che non vi ho mostrato, c'è anche la nostra abitazione. Ho un po' buggato ogni tanto il passaggio. Qua, dove ci sono poi tutti i vari achievement che facciamo, vengono messi sopra i nostri scaffali. Possiamo anche vederci, guardate quanto siamo belli. C'è sta casetta qua che non so che cosa sia. E boh, tecnicamente non serve a niente, c'è solo questo passaggio segreto che ci teletrasporta, diciamo, nel retro della bottega. Ah, ultima, questa è spettacolare, chiudiamo con questa. Non puoi saltare, ma non solo, guardate cosa dice. What are you doing? Jumping's not gonna make you any money. Cioè, cosa fai? Saltare non ti fa mica guadagnare soldi. Ma dice un sacco di altre menate del genere. No? You can't do Non that. puoi farlo. Jumping is for jokers. Jumping is for jokers. You can't do that. Ma puoi farlo. Jumping is for Vabbè, è jokers. altre cose così, ogni tanto cambia un po' varie. Vabbè, io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, lasciare un commento qua sotto per farmi un po' sapere qual è la vostra opinione su Shop Equip, se vi piace vederlo, se vi piace giocarlo, se non ve ne può fregare di meno, se volete un gelato o un caffè. E buona giornata a tutti. Ciao.